Bersani che invece vi parlerà di più del contesto italiano. Grazie. Fino a dove arriva la proprietà privata? Esiste la proprietà privata? Questo è il discorso. Poi tutto il resto è conseguente. Esiste il problema della persona, esiste il problema del carisma. È stata considerata la persona in questi ultimi 50 anni come un consumatore. Si è svuotato dei suoi carismi, come ha detto anche il Papa, la più autorevole autorità morale. Quindi il problema, uno, discutere sulla proprietà privata, due, sui carismi della persona. Cosa vuol dire la questione dell'acqua nel mondo? Cosa vuol dire il fatto che se l'acqua, che è un bene scarso, finisce in mani privati, cosa vuol dire per moltissime persone al mondo, no? Già oggi 1.300.000.000 di persone non hanno l'acqua potabile, voi immaginatevi per un momento, no? Provate a chiudere gli occhi, immaginatevi domani mattina voi vi alzate e non c'è l'acqua. Provate a immaginare cosa significa per la vostra vita, per la vostra giornata, ma poi il problema non è solo domani, anche il giorno dopo, il giorno successivo. Allora proviamo a capire un po' meglio che cosa vuol dire un po' tutto questo. La prima cosa che dobbiamo capire è, lo diceva anche il professore, no? Di chi è la proprietà? A chi appartiene una cosa? Allora, io vorrei farmi aiutare. Chiami tu? Come? Stefano. Mi presti un attimo l'orologio? Allora, Stefano mi ha prestato l'orologio. Sappiamo di chi è questo orologio, no? Di chi è questo orologio? Di Stefano, giusto? Cioè anche se io in questo momento ho in mano l'orologio, è perché lui è gentile e me l'ha prestato, però siamo tutti d'accordo che l'orologio è suo, anche se ce l'ho in mano io, no? La scuola è di Stefano. Sì, no? È di Stefano? No. No? E basta. Ogni
intanto inizia magari, no? Tirarla giù, anzi, anche senza aspettare che finisce, no? Però perché non lo fa? Perché Stefano quando finirà la scuola non viene col piccone e la butta giù? Non solo perché non si può, ma perché questa scuola verrà utilizzata da chi? Da altri, verrà utilizzata da quelli che oggi sono bambini e bambine, che fanno magari le scuole vecchie, e che la utilizzeranno. Allora, un'altra caratteristica delle cose di tutti è che vanno conservate per quelli che verranno. Allora, così come la scuola, io la utilizzo, ma non è che quando ho finito io ti ho utilizzato la butto giù, perché l'ho usata io, chi se ne frega del resto, perché arriveranno altri che la utilizzeranno. La stessa cosa vale per l'acqua. Io quando utilizzo l'acqua devo sempre avere in mente che ci saranno altri, addirittura che non sono ancora nati, no? Le future generazioni, che devono arrivare, quando arriveranno, devono poter trovare, come ho trovato io, l'acqua, potremmo utilizzare, eccetera, eccetera. Allora le cose che sono di tutti hanno questa caratteristica. Ora l'acqua ha anche un'altra caratteristica che la rende un po' particolare. Perché? Perché è un po' complicato, abbiamo capito che l'acqua non è di qualcuno, non è di Stefano per esempio, no? Ma è un po' di tutti. Però è complicato dire quando l'acqua scorre e chi la può usare, no? Perché l'acqua è sempre in movimento. E questo comporta dei problemi, perché uno dice chi è l'acqua? L'acqua di Roma, è solo di Roma? Da dove arriva? Intanto non arriva da Roma, no? L'acqua che è di Roma arriva dagli Appennini. Allora, se uno abita sull'Appennino, un comune che sta sull'Appennino può dire l'acqua dell'Appennino è mia e non la mando a Roma. Capite che è un po' complicato. D'altronde, se voi pensate, la parola rivale, no? Rivale vuol dire l'avversario, vuol dire ogni tanto il nemico. La parola rivale arriva esattamente da qua. Cosa significa rivale? La parola nasce come quello che sta sull'altra riva. Però la rivale deriva da quello, no? C'erano villaggi, uno sulla riva di un fiume, uno sulla riva dell'altro, diventano rivali perché? Perché devono capire di chi è quell'acqua, chi la utilizza, è mia, o è anche tua, di tutti. Allora l'acqua ha questa caratteristica che comporta che ci ragioniamo, non come se io sto dove c'è l'acqua, l'acqua è mia, ma bisogna capire che l'acqua serve a tutti. Allora, tutto questo per dirvi che cosa? Per dirvi che oggi, non solo nel mondo come ci diceva Elena, ma anche in Italia, ci sono delle società, sono multinazionali, sono delle grandi società, che cominciano a dire, siccome l'acqua è scarsa, e comunque dell'acqua abbiamo bisogno tutti, se l'acqua diventa mia, io faccio un sacco di soldi. Provate a pensare, se io vendessi telefonini, se io vendessi telefonini per convincermi a comprare un telefonino, oppure per convincermi che il telefonino che avete adesso in tasca tra un mese è vecchio, perché è uscito il nuovo modello che ha nuove possibilità, eccetera, eccetera, devo fare molta pubblicità. Se voi guardate la televisione, le pubblicità, quelle che hanno più pubblicità sono le automobili e i telefonini. Se l'acqua è mia, io non devo fare la pubblicità per convincervi a consumare acqua. Voi ogni volta che vi alzate, per mangiare, per vestirvi, per cucinare, per bere, dovete consumare l'acqua. Allora se l'acqua diventa mia, io mi sono garantito un sacco di soldi. Perché fin quando voi esistete, tutti i giorni, anche se non avete soldi per comprarvi i vestiti, se non avete soldi per comprarvi il cellulare, se non avete soldi per comprarvi la macchina, sicuramente i soldi per l'acqua li spendete, perché senza acqua non potete vivere. Allora, il fatto che qualcuno pensi che l'acqua deve diventare sua, comporta che se diventa sua, a quel punto chi non ha soldi non può utilizzare l'acqua, ma anche chi ha, significa che invece che poter utilizzare un bene che è di tutti, su cui va pagata sì una tariffa, perché
va coperto i costi del servizio, no? Se l'acqua non è come l'aria che non c'ha bisogno di un processo industriale, no? L'aria, pulita o meno, basta che io respiro e la utilizzo. L'acqua non è così, l'acqua va captata dal terreno, va distribuita nei serbatoi, negli acquedotti, va portata nelle case, quindi c'è un costo del servizio che va coperto. Ma una cosa è coprire i costi, una cosa è che io decido che l'acqua è mia e da domani decido che costa 10 volte tanto, tanto voi la dovete consumare, la dovete, e la pagherete comunque.